Buonasera, buonasera e bentrovati ad una nuova puntata dell'ABC del calcio da Ronald Germont. E da Riccardo Borgia. Una puntata che aspettavamo con impazienza, perché da stasera si riparte tutti con lo stesso numero di partite, la Serie A tutti sulla stessa linea. Prenderà il via, insomma, per quelle che saranno 12 giornate da vivere in un soffiato, come suol Esatto. dirsi in questi casi. Ma Riccardo Borgia sarà anche una puntata in cui apriremo una finestra molto importante sull'attualità e sulla cronaca, che, come ricorderete, venerdì ha portato in agenda il grave incidente occorso ad Alex Zanardi, sul quale vi daremo ulteriori aggiornamenti nella seconda parte della nostra trasmissione. A te. Ecco, Ronald, io direi di partire con questa puntata appunto sulla ripartenza del calcio proprio dai recuperi svolti finiti ieri e andiamo a vedere appunto dalla grafica i recuperi della giornata di ieri, insomma per commentarli Come ecco, no? ecco insieme. E partiamo, ecco appunto, come vedete da Verona-Cagliari terminata per 2-1 e Atalanta-Sassuolo, l'Atalanta che domina in casa contro il Sassuolo. In chiusura il big match Inter-Sampdoria con gli uomini di Conte che faticano un po' per portare a casa la vittoria, ma abbiamo visto comunque dei ritorni al gol come la doppietta di Zapata, il Come ritorno no? al gol di Eriksen. Mancava il pareggio Torino-Parma 1-1, scusami. Esatto. E ecco, e andando avanti, vediamo appunto la classifica tutti con lo stesso numero di partite, quindi tutti con lo stesso numero di partite, 26 giocate. esatto, 26 giornate giocate, la possiamo vedere nella grafica e vede in testa la Juventus di Maurizio Sarri, criticata soprattutto Maurizio Sarri sulla graticola per i risultati delle due finali perse. E la Lazio ha un punto di distacco con i biancocelesti ancora in lizza chiaramente per lo scudetto e in lotta a scudetto soprattutto. E poi in terza posizione l'Inter appunto di Antonio Conte che ha vinto nella giornata di ieri. Poi successivamente tutte le altre squadre con i giallorossi ancora in posizione Europa League e poi via via tutte le altre squadre. In ultimo parliamo di attualità, quindi della giornata di oggi con le partite che si svolgeranno nella giornata di oggi. Si partirà alle 19:30 con Fiorentina-Brescia e Lecce Milan. In chiusura i bianconeri per appunto concretizzare il primo posto in classifica alle 21:45 al Dallara di Bologna. Da Sinisa Mihailovic. Con chi ne Esatto. parliamo oggi? Oggi ne parliamo con il giornalista Jacopo Genna che insomma ci parlerà, ci farà Dalla una Gazzetta dello fotografia, Sport. esatto, ci farà una fotografia sul campionato di Serie A e sulla ripartenza. Jacopo, buonasera e grazie. Grazie a voi ragazzi, bentrovati, un piacere parlare con voi. Eccoci Jacopo. Allora, partiamo intanto da un commento sull'attualità, dalla fotografia nel quale arriviamo a questa giornata, come si arriva alla ripresa del campionato? Ma se arriva, direi, abbiamo già visto qualcosina, no? Una spruzzata di calcio l'abbiamo già avuta con la Coppa Italia, con i recuperi. Se arriva, secondo me, diciamo, nel modo in cui tutti ci aspettavamo, con le squadre non al top. Non so se avete visto, oltre alla Coppa Italia e ad altre, anche abbiamo visto le partite di altri campionati, l'Inghilterra, Spagna e Germania, insomma, questa lunga sosta si è fatta sentire sulla testa e sulle gambe dei giocatori. Difficile vedere bel calcio. E soprattutto per 90 minuti, no? Qualche squadra che dà dei buoni sprazzi, la stessa Inter di ieri sera che ha fatto vedere delle ottime cose, però non si dura per 90 minuti, tant'è vero che poi la Samp addirittura, che è stata dominata per almeno un tempo, poi alla fine ha avuto anche quasi le palle per un 2-2 che sarebbe stato clamoroso. Quindi un calcio sicuramente che vivrà di momenti, no? Le squadre dovranno essere brave a capitalizzare i momenti di maggiore efficacia perché essere per 90 minuti sul piano atletico e mentale sarà molto difficile, non dimentichiamoci anche del caldo che a breve dovrebbe arrivare e da qui a fine luglio sarà un fattore. Ecco, Jacopo, ti vado a chiedere un parere sulla questione della ripresa. Si è deciso appunto di riprendere, però con delle caratteristiche ben precise, visto l'emergenza Covid che abbiamo vissuto in questi 3 mesi. È un calcio diverso quello che stiamo vedendo e che abbiamo visto in queste poche partite, prima per i recuperi e poi naturalmente con le coppe, con la Coppa Italia. Beh, oggettivamente è un calcio diverso, un calcio senza pubblico, senza magari quell'intensità, no, anche ambientale, che a volte, soprattutto in certi ambienti,
possiamo vedere negli stadi di Serie A, ma non solo di Serie A, anche di tutta Europa. Ecco, io credo che però fosse inevitabile. Io sono sempre stato assolutamente favorevole a questa ripresa, non aveva alcun senso chiudere la stagione. Anzi, anche non mi sono trovato d'accordo con alcune valutazioni del governo, che secondo me in alcuni frangenti ha anche un po' messo i bastoni tra le ruote a questa ripresa. Ma non dimentichiamoci che il calcio, al di là della passione dei tifosi, degli stadi pieni e dei cori che sono essenziali, viva Dio, viviamo anche di emozioni. Se non si fosse ripreso questo campionato di Serie A, io credo che almeno una dozzina, 13, 14 società di Serie A avrebbero portato i libri in tribunale. Quindi, ok, parliamo di massimi sistemi, parliamo di sentimenti, di emozioni, però qui salta tutto se non si riparte. Quindi era inevitabile che si arrivasse a questo. È un calcio meno bello senza pubblico? Sicuramente sì. Le squadre giocano meno bene rispetto a quello che magari eravamo abituati a vederle prima? Sicuramente sì. Però, ragazzi, piuttosto che niente, meglio piuttosto, si dice a Milano, eh. Assolutamente. E però dal punto di vista emotivo, no, si era discusso tanto circa il comportamento, le emozioni dei giocatori. A me è sembrata gioia vera quella andata in campo. Magari l'agonismo non ha la tenuta dei 90 minuti, ma il risultato conta. E a giudicare dalle reazioni dei protagonisti, mi sembrerebbe proprio di esserne il giusto, caro Jacopo. Beh, ma assolutamente sì, Ronald, perché voglio dire, i trofei poi restano, eh. Quando tra 10 anni, 20 anni, 30 anni andremo a leggere chi ha vinto la Coppa Italia nel 2020, leggeremo Napoli. E forse solo qualche nostalgico si ricorderà che era la Coppa del Coronavirus senza pubblico, giocata in due tappe dopo la sosta. Alla fine nel calcio e nello sport contano i risultati, quindi ci mancherebbe. I giocatori sono stati a casa tanto tempo, hanno ripreso ad allenarsi, prima per conto loro, poi in squadra, ma si gioca per competere. Loro giocano per i soldi in primis, ma poi per vincere anche, per il palmarès. Certo. E quindi voglio dire, a fine anno i trofei che saranno conquistati saranno assolutamente legittimi e verranno assolutamente festeggiati. È giusto, assolutamente giusto così. Li E però festeggeremo magari sotto l'ombrellone invece che in piazza, in città, però sempre, sempre quello è. adesso ci arriviamo alla lettura estiva e alla buffata tra Europa League e Champions, Jacopo Gerna. Una cosa ti volevo dire, siamo arrivati proprio in dirittura d'arrivo, no? Con la modifica al DPCM che ha di fatto addolcito la quarantena fiduciaria, così come richiesto dalla presidente federale Gravina. Segno che insomma si arriva fino alla fine, salvo veramente cause di forza maggiore, ma ce ne vuole. Ragazzi, meglio tardi che mai, quella quarantena generalizzata lì era una follia, una pazzia, il modo per dire chiudiamo la stagione. Cioè, si sarebbe ripartiti, ma verosimilmente avremmo chiuso dopo 2, 3, 10 giorni, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma voglio dire, se tu sei in difficoltà nel trovare un modello, nello studiare un protocollo, una situazione, fai come fanno gli altri che sono più bravi di te. In Germania, che sono stati dove sono stati perfetti, hanno gestito il discorso pandemia in ambito socio-economico, in ambito sportivo perfetto, loro fanno così. C'è un positivo, lo tratti come un infortunato. Non è che se un giocatore si fa uno stiramento, ha un problema al ginocchio, metti in quarantena tutta la squadra, anche se chiaramente sono situazioni diverse. Per Diverso. come sono seguite le società di Serie A, c'è assolutamente modo di fare tamponi in continuazione, di controllare i giocatori continuamente, senza bisogno di fare situazioni come la quarantena generalizzata. Avete detto bene voi, che di fatto avrebbero chiuso la stagione, avrebbero ammazzato il campionato, e credetemi. Fermarsi, ripartire, poi rifermarsi dopo 10 giorni sarebbe stata No. una botta, secondo me, da cui era complicatissimo Certo. rialzarsi. Perciò, meglio tardi che mai. Dai, ci sono arrivati tardi, ma ci sono arrivati. Bene così. Assolutamente. Riccardo. Ecco, Jacopo, io tornerei un attimo all'attualità, al match dell'Inter e soprattutto alle dichiarazioni di Alessandro Del Piero, che parla di Antonio Conte, e appunto so che Antonio spingeva per non far ripartire il campionato, lo avrebbe preferito. Adesso però a 6 punti dalla vetta, insomma, ecco, Conte dice daremo fastidio ora per la lotta a scudetto. Ma secondo me i primi a essere contenti che sia ripartito il campionato sono i giocatori dell'Inter, così la smettono di ricevere 3-4 chiamate al giorno da Conte, le WhatsApp alle 6 del mattino con le cose, perché voglio dire, sappiamo come allena Conte, che è grandissimo allenatore, che è grandissimo motivatore, che è Conte, come è bravo a far stare la squadra sul pezzo, come si dice, no? E quindi sì, ora che siamo ripartiti, l'ha detto chiaramente Conte, sono a 6 punti, è una stagione molto particolare, sono due partite, è vero che c'è stato lo scontro diretto con la Juventus, però attenzione, la Lazio ha pochissimi giocatori, si gioca ogni 3 giorni, hanno 13 giocatori loro, molto forti, ma non hanno ricambi. La Juventus lo stiamo vedendo che problemi ha, e quindi voglio dire, fossi nell'Inter io non ci crederei, ci stracrederei, perché è assolutamente in corsa la squadra di Conte. Tanto più che ricordiamoci una cosa, Conte se c'è mezza possibilità di vincere un trofeo, lo vince. Sarri, se c'è una mezza possibilità di perderlo, lo perde di solito.
Simone Inzaghi è bravissimo, però non sappiamo, no, quanto sia un cavallo di testa fino alla fine, è da valutare su queste distanze. Perciò sì, assolutamente per me l'Inter è in lizza più che mai. Abbiamo ripreso lì dove avevamo interrotto, con l'Atalanta che a suon di gol continua a farsi largo nei piani alti della classifica e il Gasperini di turno che insomma vanta la prima squalifica ai tempi del Sì, Covid. beh, ma l'Atalanta poi se trova queste squadre qui che giocano a pallone, quindi come il Sassuolo, che gioca e ti fa giocare, anzi gioca benissimo il Sassuolo, ma dietro abbastanza imbarazzante in certe situazioni. Ieri c'era il terzino destro che a un certo punto è stato tolto dal campo per disperazione, ogni volta che scendeva Gosens, non so se avete visto, cioè sembrava veramente, mancava la prova del palloncino e poi le avremmo viste tutte. E quindi no, chiaramente l'Atalanta quando gioca contro queste squadre qui che non ti soffocano, che ti fanno giocare, ha un'intensità, una qualità di gioco che fa valere la sua qualità. Io credo che possa durare fino alla fine, assolutamente. Una squadra che mi sta sorprendendo, ma che in quel contesto lì neanche poi tanto, perché sono un gruppo di giocatori affiatatissimo, con un allenatore che allena, che li fa andare a 2000 all'ora, veramente complimenti. Complimenti. E chissà Certo. che non abbiano adesso anche una ragione in più, no, per arrivare Come fino in no? fondo, Jacopo Come no? Gerna. Tra l'altro si ricomincia con la Lazio che adesso va a Bergamo. Siamo già dentro fuori? No, dentro fuori no, però insomma è una partita di quelle da segnare col circoletto rosso, come diceva Rino Tommasi nelle telecronache di tennis. Una partita molto complicata per la Lazio. Sono molto curioso di vedere la squadra di Inzaghi. A livello di, lo dicevo poco fa, a livello di 11 non hanno assolutamente nulla da invidiare, per me sono da scudetto. Il problema però, vi invito a guardare la panchina della squadra che andrà verosimilmente a giocare la prossima partita con 2-3 assenze. Ragazzi, siamo ai primavera e a giocatori veramente modesti, per cui non ci sono i ricambi. Giocare in 2 o 3 giorni, se viene un dolorino a Luis Alberto, uno starnuto a Milinkovic, un'ernia immobile, io non glielo auguro per l'amor di Auguri. Dio, spero che restino tutti sani fino alla fine. Però ragazzi, c'è un problema, perché ci sono quei 4-5 giocatori difficilmente sostituibili a prescindere, ma ancora più difficilmente sostituibili nel contesto della Lazio, che non ha una rosa Certo. profonda, assolutamente. Certo, sarà un bel lavoro per Simone Inzaghi. Ecco, invece, tornando alla capolista Juventus, prima del lockdown aveva comunque dei punti interrogativi importanti, ma questi 3 mesi non hanno cambiato un po' le carte. Vediamo Sarri, sulla graticola con le 2 finali perse contro la Lazio e in Coppa Italia e, soprattutto Ronaldo che comincia a manifestare qualche malumore. Insomma, com'è la situazione tra i bianconeri? Ma guarda, io credo che lo sport sia anche psicologia, no? Linguaggio del corpo, situazioni, espressioni dei giocatori. Secondo me è questo che preoccupa, a me è questo che preoccupa della Juventus. Se avete visto le facce dopo la partita col Napoli, la squadra che secondo me non ci crede, non crede moltissimo in quello che fa in campo. Questa ma può essere una mia impressione personale sbagliatissima, per carità, però io ne ricavo questa impressione. Il linguaggio del corpo dei giocatori della Juve non è quello di una squadra in fiducia fisica e mentale. Ronaldo, lo stesso Pjanic, cioè, d'accordo, sta per andare a Barcellona, però mi dite che senso ha levarlo dal campo dopo 55-75 minuti. Cioè, Pjanic, ok, ha deciso di venderlo, va bene, un giocatore di 30 anni, ma finché ce l'hai, Pjanic gioca 102 minuti su Certo. 90. Non lo cambi se gioca male, è uno di quelli che non cambi mai. E anche lì, c'è stato questo lockdown, si vede che la Juventus ha lavorato sul recupero palla. Se ci fate caso, con Napoli e in parte anche col Milan andavano a prendere palla più alti, no? Che è quello che vuole Sarri. Però poi una volta che recuperano palla alti non sanno cosa fare. Perché si diceva, Sarri dice, i nostri solisti non saltano l'uomo. Dybala, Ronaldo, Douglas Costa non hanno quella brillantezza in quel momento lì per saltare l'uomo. Ok, vero. Ma allora io mi chiedo e vi chiedo, Sarri non era stato preso per andare oltre la logica di Allegri, che era la logica del calcio individuale, per Come far no, giocare la Juve? pragmatico e vincente. Per far giocare la Juve bene? Allora, mi sembra che la Juve giochi peggio dell'anno scorso con Allegri e vinca, non parliamone, vinca nulla e giochi come peggio dell'anno scorso. Perciò probabilmente Paratici, Nedved e Agnelli dovranno fare una riflessione. Ora, poi magari vinceranno lo scudetto, non stiamo mica facendo il De Profundis alla Juventus, che resta di gran lunga la squadra più forte come rosa. Però certo, più di un dubbio è lecito porselo. Assolutamente. Ultimi due telegrammi con Jacopo Gerna della Gazzetta dello Sport. Il primo riguarda il qui e ora, Jacopo, e te lo pongo io. Il secondo toccherà a Riccardo invece e si traguarda un po' più in là. Non credi che al netto, no, della bulimia di calcio, giocare una volta ogni 3 giorni per squadre che hanno rose ristrette e che tra pochi giorni magari Jacopo non avranno più nulla da chiedere a questo campionato, possa in qualche modo falsare la regolarità della competizione?
Assolutamente, il tema che sollevi è assolutamente giusto, però torniamo al discorso che vi facevo prima, o così o si portano i libri in tribunale. Perciò voglio dire, tra le due situazioni ci prendiamo questa, che non sarà per l'amor di Dio una situazione perfetta, però è molto migliore di quella se si fosse chiuse baracca e muratini. Certo. Semplicemente questo. Secondo interrogativo, e con questo Ecco. chiudiamo. Esatto, passiamo ad agosto, quindi al termine del campionato si va con la UEFA e con l'Europa League e la Champions League. Champions League e Europa League con un regolamento cambiato, con le partite secche e soprattutto non ci sarà il fattore casa perché si giocherà No. per l'Europa League in Portogallo e per la Champions League in Germania. Quindi diciamo che cambiano un po' le carte in tavola e soprattutto che Champions d'Europa sarà. Non so voi, ma io sono curiosissimo di vederla, questa Champions in questo contesto così diverso, così ad agosto, non si è mai visto, poi comunque non ci sarà il pubblico in campo neutro. E diciamo che già la Champions, Allegri diceva, mi ricordo tante conferenze che mi è capitato di seguire, diceva, poi sai, la Champions arrivi lì, siamo le quattro squadre più forti, le otto squadre più forti, poi magari una deviazione, un infortunio, una febbre, un'influenza e ti giochi la stagione. Quest'anno il fattore casualità sarà ancora più spiccato. Paradossalmente, una squadra come l'Atalanta in partita secca ci mette tutto. Esatto. Chiunque può andare, cioè, ma quando mai un'Atalanta in una Champions normale, no? Col calendario normale, andata e ritorno, può fare partita contro i colossi del calcio europeo? Mai. Però magari in 90 minuti sai cosa può succedere? Una situazione tutto molto più aleatoria. Detto che poi i colori, Esatto. cioè non è che parliamo di brischetta chiamata, parliamo di calcio, di sport, voglio dire. Generalmente vince il più forte, però attenzione, se non è sempre così, in situazioni normali, ancora di più in questo momento, è la variabile casualità, No? aleatorietà, Certo. avrà il suo Soprattutto la tempo. variabile pubblico per quelle grandi Pazienza, squadre. Immagino pazienza. insomma l'Atalanta ad andare a giocare invece che a Manchester, andare a giocare in un campo neutro senza Ma scherzi, pubblico. ma scherzi, ma è assolutamente così, assolutamente così. Oh. Ci sono stati il Bernabéu, il Camp Nou, l'Allianz, voglio dire, che incidono Come tantissimo. Quest'anno non ci saranno, perciò sarà bellissimo. Magari ci ritroveremo qui ad agosto e commenteremo una Champions che scopriremo essere completamente diversa. no? Un pensiero lo voglio sempre riservare a Lione, al suo presidente Jean-Michel Aulas, che con la Ligue 1 Ha ragione. chiusa si troverà nella condizione di dover affrontare la Juventus, avendo vinto la gara d'andata e con 2 mesi e mezzo di digiuno nelle gambe per quel che riguarda calcio giocato. Auguri. Lassa ha ragione a lamentarsi, è stata una scelta assolutamente aspettata, quella della Ligue 1, secondo me, e dal punto di vista fisico, se tu senti i preparatori, c'è chi ti dice, ok, sono stati fermi tanto, si sono preparati per quello, magari vanno la prima partita a mille, poi però la desuetudine agonistica potrebbe incidere. Magari fanno bene la prima e meno bene le successive. Chiaramente i tifosi della Juve si augurano che facciano male anche la prima, perché insomma, l'1-0 Certo. dell'andata è ribaltabile, ma ci vuole una Juventus migliore di quella che abbiamo visto da agosto a oggi e chiaramente ci vuole anche un po' di fortuna, perché 1-0 pigli gol, poi ne devi fare tre, insomma, non è così scontato, anche se sono Assolutamente. d'accordo, ovviamente. Jacopo Gerna, buona chiusura, buon lavoro a te e a tutta la redazione della Gazzetta dello Sport in Andiamo a un vedere giorno un che po' di tra l'altro partite, segna un bel ma cambio di testimone al vertice della Rosea che da più di 100 anni racconta lo sport italiano. Buon lavoro a andiamo a tutti, vedere un po' di grazie. calcio e vi abbraccio, alla prossima. Grazie. E allora sarà una bella buffata, su questo non ci piove, 52 partite circa nel giro di 120 giorni, tante le incognite, tanto gli imprevisti, insomma risulta veramente difficile, no? Fare una lettura che sia quantomeno aderente, no? Ai valori sulla carta e a quello che sarà il riscontro del Esatto. campo. Le condizioni sono eccezionali, inedite per tutti, lo scopriremo soltanto giocando. Noi ci fermiamo un attimo, Riccardo Borgia, Esatto. quando torneremo invece volteremo pagina, torneremo ad occuparci di attualità e dell'incidente occorso venerdì scorso ad Alex Zanardi sulla strada provinciale che da Siena lo stava portando a San Quirico d'Orcia. Eccoci tornati in diretta, vediamolo subito il contributo dalla regia. Leggo rapidamente quello che abbiamo già comunque messo sul sito. Ho parlato con i clinici e quindi l'aggiornamento delle ore 12 è questo. Rimangono stabili le condizioni cliniche del signor Alex Zanardi. La terza notte di degenza in terapia intensiva è trascorsa senza variazioni e le condizioni cliniche rimangono quindi invariate nei parametri cardiorespiratori e metabolici. Resta grave il quadro neurologico. Il paziente è sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi è riservata.
l'equipe multidisciplinare che lo ha in cura valuterà nei prossimi giorni eventuali azioni diagnostico-terapeutiche da intraprendere. Il prossimo bollettino medico sarà alle ore 12 del 23. Questo è il bollettino del primario di neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria Le Scotte di Siena relativo al paziente Alex Zanardi, coinvolto venerdì intorno alle 17 in un incidente al bordo della sua handbike, l'impatto frontale con un camion, il fracasso facciale, le tre ore di intervento, la sedazione profonda in cui ancora giace per cercare di capire quali siano poi le condizioni neurologiche del paziente al risveglio. Per parlare di Zanardi e non solo, abbiamo il piacere di avere quest'oggi di fronte alle nostre telecamere Giusy Versace, atleta paralimpica. Ben trovata Giusy e grazie. Grazie a voi. Grazie. Oggi abbiamo scelto la dicitura atleta paralimpica, ne avremmo potute scegliere molte altre, come lei insomma già ci ebbe modo di insegnare tempo fa. Volevo partire con una domanda, Giusy Versace, e volevo prendere spunto proprio da uno dei tantissimi tweet che hanno fatto tendenza per più di 48 ore, questo di Paolo Condò: non c'era mai stata un'ondata di angoscia assieme affetto così unanime e compatta come questa per Zanardi. È un sentimento che ci dice tanto di lui, del suo essere uomo incredibile, e qualcosa anche di noi, del nostro bisogno di ispirazione. Ci si ritrova, onorevole Versace, in questo tweet? Cosa dice di noi questa ondata d'affetto e angoscia? Ma guarda, come si fa a non volere bene uno come Alex Zanardi? Lui non è grande, è immenso, tra l'altro è una persona che ha sempre trovato la parola giusta, l'ha sempre espressa con il tono giusto, è sempre stato misurato, attento, competente e poi certamente di grande ispirazione, perché tutto quello che fa non lo fa per sé, cioè, o meglio, scusami, non lo fa per gli altri, per dimostrare qualcosa agli altri, lo fa per sé, perché ha questa intanto predisposizione alle sfide, ad alzare l'asticella, mette sempre la testa d'atleta. Io in qualche modo un po' mi rispecchio in alcuni lati del suo carattere e lo comprendo, e penso che mai come in questo momento, in questa fase particolare che stiamo vivendo, certamente gli esempi belli aiutano anche a smuovere un po' le coscienze, e forse quello che la gente piace di lui è che riesce veramente a viversi la vita. Cioè, la vita lui la mangia, la prende a morsi, proprio come fa un affamato nel deserto. E credo che, siccome non tutti riescono a fare questo, perché ci si abbatte facilmente, si trovano sempre alibi, lo sport, se c'è una cosa che ti insegna, è che non ci sono alibi, bisogna reagire, bisogna affrontare il dolore, e lui è un esempio assolutamente perfetto sotto questo punto di vista. Riccardo. Ecco, io le vado a chiedere una cosa proprio da atleta paralimpica. Quanto Zanardi abbia dato alla disabilità e agli atleti paralimpici, soprattutto si vede un po' una disabilità prima di Zanardi e post Zanardi, si può dire così? Ma certamente lui aiuta a tenere accesi i riflettori sul mondo paralimpico. Va anche ricordato che prima che lui prendesse in mano un handbike, molti, non dico tutti, ma molti non sapevano nemmeno cosa fosse un handbike, e questo certamente gli va riconosciuto. Poi hanno coinciso tante cose, no? C'è un cambio culturale, secondo me, che è avvenuto un po' da Londra in poi, dalle Paralimpiadi di Londra in avanti, tante cose sono cambiate, l'approccio culturale è cambiato, però va anche detto, grazie anche a giornalisti, a testate sensibili che hanno comunque raccontato il fatto che al di là dell'impresa sportiva, dietro ogni atleta c'è una storia, e raccontare le storie e le imprese sportive di noi atleti paralimpici ha permesso anche alla gente di imparare a guardarci non come dei poverini colpiti da sfighe della vita, che poi tra di noi ce lo possiamo anche dire a volte, sì, anch'io quando ho avuto l'incidente ho perso le gambe, ho detto che sfiga, però devo dire che se c'è una cosa che mi accomuna a lui è questa grande fede che mi ha permesso al risveglio dal coma di dire grazie per quello che c'è e che ancora posso fare, senza piangere per quello che non posso cambiare più.
Assolutamente. Senta, parlo un attimo adesso alla delegata, un attimo al legislatore Giusy Versace, perché ha parlato di cultura. È vero, si sono fatti passi in avanti, e però in mezzo a questa ondata di affetto e angoscia, purtroppo ancora una volta ci troviamo a segnalare sul web veramente degli idioti, no? Non saprei come definirli, che sono riusciti ad inquinare un momento bello e insomma, identitario come questo. Vogliamo metterlo in sicurezza una volta per tutte, questo web? Ma a parte che lì c'è tutto un mondo, un dibattito continuo, Lo proposte so. di legge continue, veramente si fa fatica a stargli dietro. Io francamente più che parlare di norme parlerei proprio di interventi culturali preziosi e fondamentali che vanno fatti assolutamente a partire dalle scuole e dai più giovani, perché alla base di tutto quello che si nasconde dietro il mondo della rete, i cosiddetti haters, gli odiatori di tastiera. Intanto dietro si cela una grande e profonda frustrazione. Ci si arroga il diritto di poter dire quello che si pensa senza filtri, a prescindere solo perché si è dietro una tastiera. Non è sempre così. È una questione proprio di forma, di rispetto anche, cosa che purtroppo questo spesso non si vede, viene a mancare. È una questione anche di educazione. È una questione culturale su cui bisogna lavorare e non puoi non lavorare sui giovani perché loro sono il futuro. E per assurdo oggi viviamo in un'epoca dove il più delle volte sono proprio i ragazzi che insegnano agli adulti il tipo di atteggiamento da tenere. Io lo vedo anche nello sport, con la disabilità, mentre c'era l'adulto che mi guardava, fino a 10 anni fa come poverina, ha perso le gambe, sentivo da un bambino tirare, vedevo il bambino che tirava la giacchetta al papà e diceva: "Papà, quella lì è l'atleta, piuttosto che quella lì è la ballerina". Ecco che cosa fanno i bimbi, riescono a dare valore alle tante cose che tu ancora riesci a fare, ti vedono anche quasi come un supereroe. La disabilità, io dico sempre, sta negli occhi di chi guarda e grazie allo sport si possono mandare messaggi importanti e grazie allo sport si può incidere molto sul cambio culturale. Questo rappresenta Alex, questo rappresentano tutti quelli che riescono, ma anche io nel mio piccolo, lanciare un messaggio di, come dire, di evoluzione culturale. Alzate l'asticella, cambiate lo sguardo, imparate ad andare oltre. Ma soprattutto bisogna imparare a comprendere che dietro a quell'impresa, dietro a quell'evento, dietro a quella frase, dietro a quella medaglia c'è fatica, impegno, sudore, tenacia, a volte anche fallimento. Ecco che cosa fa lo sport: me premia il merito, premia il sacrificio, premia chi resiste di più. Perché in un mondo in cui la vita non è facile per nessuno, a tutti i livelli, in tutti i campi, in tutti i settori, e adesso lo vediamo perché dopo il Covid, chiaramente ci siamo trovati tutti quanti, ognuno nel suo mondo, in difficoltà e anche davanti a uno specchio bisogna fare i conti con se stessi e con le proprie risorse. E dobbiamo imparare ad attraversarlo il dolore, a guardare in avanti, al futuro, anche con coraggio e propositività. E questo, in questo lo sport aiuta. Certo, come del resto fa poi uno sportivo professionistico. Ecco, io tornerei un attimo sulle norme. Si è sentito, insomma, troppe volte di ciclisti o comunque atleti sulle strade coinvolti in incidenti. Si può cambiare qualcosa sulle norme stradali oppure è stata tragica fatalità? Io credo un po' e un po', la fatalità c'è sempre in mezzo. Certamente, guardi, c'è proprio un provvedimento, se dobbiamo parlare di norme, che disciplina proprio il regolamento della strada che noi aspettiamo da un anno in Parlamento, viene rinviato di volta in volta perché vanno certamente sistemate delle cose. Certo, io non oso immaginare adesso, no, fateci caso, col bonus che è stato dato anche per i monopattini, anche questi monopattini non si capisce bene dove possono andare, dove non possono andare, la gente gira per strada. Io voglio dire, voglio essere sempre fiduciosa e propositiva e spero sempre che non capiti mai nulla. Il problema è che ci accorgiamo che alcune cose vanno modificate solo quando, ahimè, il danno è fatto. Detto questo, non si può racchiudere tutto a una norma, serve educazione civica, buon Certo, senso, certo. cioè, sono tanti i fattori che
Io purtroppo ho assistito adesso a una lite che ho fatto peraltro di recente perché volevo, come dire, dare il rotino elettrico da attaccare alla carrozzina per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità in carrozzina. Questi rotini ti permettono comunque di, come dire, di guidare, passatemi il termine, lo dico facile per chi non conosce Prego, tecnicismi. La certo. carrozzina, come fosse un motorino, ti permette di evitare di stancarti e spingere con le braccia, però, ad esempio, siccome ha un motore, seppur limitato, che va piano, non gli è permesso andare nelle piste ciclabili, però non può andare neanche in strada, però non può andare neanche sul marciapiede. E quindi dove li utilizzano questi rotini? Soltanto nelle fiere, nei grandi spazi, negli aeroporti, però per strada non gli è consentito spostarsi, o meglio lo fanno a proprio rischio e pericolo. Onorevole Versace, ci ha parlato di questi due progetti, immagino che ne avrà tanti altri in cantiere e oggi ha una ragione in più per portarli a termine. Ce ne anticipa qualcuno? Ma adesso che stiamo discutendo in commissione bilancio il decreto rilancio, io ho rilanciato, scusate il gioco di parole, un emendamento a cui tengo particolarmente perché 2 anni fa ho depositato una delle prime cose che ho fatto entrando in Parlamento, una proposta di legge con cui chiedo l'aggiornamento dei LEA del nomenclatore nazionale, dentro il quale vengono inseriti i codici degli ausili dei dispositivi che lo Stato concede. E quelli di tecnologia avanzata, anche funzionali all'attività sportiva, non sono proprio menzionati. E in questo campo intervengono le piccole onlus come la mia, la generosità di tante persone che organizzano raccolte fondi. Io con Alex ne ho condivise diverse, anche alla stessa Maratona di Venezia. Ci impegniamo per aiutare altri ragazzi a fare sport perché oggi purtroppo questi dispositivi non sono menzionati, non sono contemplati, creando comunque dei cittadini di serie A e di serie B, ma soprattutto trasformando lo sport, che dovrebbe essere riconosciuto come un vero e proprio diritto, in un lusso. E io ho chiesto con questo emendamento al rilancio l'istituzione di un piccolo fondo di 10 milioni per aprire comunque una porta, una finestra importante a questa mia proposta di legge, affinché anche lo Stato riconosca in questo una specie di investimento a lungo termine, perché migliore lo stato di salute di una persona, peraltro con disabilità, oggi minore si presuppone sarà l'assistenza che gli dovrei dare domani. Dobbiamo aiutare la gente, no, ad essere un po' più autonoma e indipendente. La Assolutamente. tecnologia c'è, però va In tal senso, consigliata. noi pochi giorni fa abbiamo avuto ospite il presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli. Le chiedo, soddisfatta di come il ministro dello sport Vincenzo Spadafora abbia trattato il mondo del paralimpismo? Devo essere sincera, diplomatica o politica? Cosa devo fare? Schietta e sincera, come sempre. Vabbè. Io auspico sempre in un gioco di squadra. Io credo fortemente nel dialogo, credo fortemente che alcuni temi debbano essere trasversali e non debbano conoscere cappello politico. E credo anche che a volte ascoltare chi viene da un determinato settore e ha delle competenze diciamo migliori delle tue, non può che giovare anche a te. Io stessa mi allenavo con gli atleti più bravi di me, perché era troppo facile vincere con quelli scarsi. Io mi allenavo con quelli forti, perché volevo imparare, volevo crescere, volevo alzare l'asticella. E credo che soprattutto quando tu ricopri un ministero di questo tipo, non puoi non ascoltare, perché sentire è una cosa, ascoltare è un'altra. Si può fare, secondo me, molto di più. Ha sentito o ascoltato Spadafora, per capirci? È un po' e un po'. Un Un po' e un po', va po' e bene. un po', ma io sto lì a battere i pugni perché poi, insomma, noi abbiamo avuto modo anche di conoscerci un po' meglio anche durante il lockdown con una lunga chiacchierata, vero Ronald? Ha Come capito no, che come no. io sono una peperina, una che la determinazione me la mangio la mattina a Ci raccontammo colazione. tante cose nel corso di quella chiacchierata e per questo oggi sono tornato a disturbarla. Non mollo e continuo a battere i pugni sul tavolo perché c'è molto da fare. Ad esempio, solo per fare due esempi,
C'è una criticità molto forte. Le palestre, ad esempio, nelle scuole, per via dei controlli della sanificazione, non sono date in concessione più alle associazioni che comunque hanno difficoltà a portare i ragazzi ad allenarsi da settembre in poi. Non so che cosa succederà. Sono stati messi dei fondi, sì, per rendere gli impianti più accessibili e fruibili. Non è sufficiente, serve fare di più. Sono stati dati dei fondi perduti, dei soldi a fondo perduto per delle associazioni, ma se non sbaglio, comunque con un numero di tesserati anche molto elevato. Cioè, è stato messo lo sport un po' tutto insieme sotto lo stesso cappello, senza considerare che le esigenze del Comitato Paralimpico rispetto a quelle del CONI, seppur simili, sono leggermente diverse. Certo. L'ultimissimo flash. L'ultimo telegramma, proprio un aneddoto, la nostra trasmissione recita l'hashtag Forza Zanardi, ecco un aneddoto, un suo aneddoto personale con l'atleta Zanardi. Ma allora, lui ha questo carisma naturale anche molto ironico. E ironicamente, dopo che io vinsi Ballando con le Stelle, mi definì showgirl. E io gli dissi che io sono un atleta prima di tutto, no? Allora, siccome io spesso promuovo lo sport come opportunità di inclusione sociale per i ragazzi, ovviamente promuovo tutte le discipline, tra cui anche l'handbike, e mi cimento anch'io con l'handbike. Peccato che io mi capotto alla prima curva. E allora siamo rimasti d'accordo che io insegno a lui a ballare e lui insegna a me a prendere le curve con l'handbike. Quindi questa Perfetto. sfida è ancora valida. Lui è un campione, ha una grande tempra, è quello che resiste anche più dei 5 secondi finali. In questo momento di grande dolore e rispetto che dobbiamo avere, dobbiamo unirci veramente tutti insieme, pregare e essere fiduciosi, perché lui deve mantenere questo impegno che ha preso con me, tra l'altro, oltre al fatto Assolutamente. che serve, rappresenta tanto per tutti, quindi dobbiamo assolutamente crederci. E mi permetto anche di stringermi, se posso, velocemente a questa grande donna che è al suo fianco, che è la moglie, che sta Daniela. vivendo per la seconda volta un trauma non indifferente, una donna altrettanto determinata, ma che sempre con grande discrezione, passione, amore, è sempre stata comunque accanto a lui, se non un passo dietro di lui, ma comunque determinante. Certo. E poi ai ragazzi di Obiettivo 3, che comunque stanno continuando a pedalare per un'iniziativa solidale, per lanciare un messaggio di speranza, perché è quello che Alex vuole, voleva fortemente, ha voluto fortemente questa staffetta di solidarietà. Quindi dobbiamo fare un bocca al lupo ai ragazzi e dire di resistere Portare avanti il assolutamente. testimone lanciato dallo stesso Zanardi. Giusy Versace, grazie. A voi, grazie. Grazie. Buona serata, a presto. E allora, era doverosa, questa finestra sull'attualità. Appuntamento domani, di consueto, a mezzogiorno e mezza. Sarà l'ora in cui verrà licenziato il bollettino dall'ospedale di Siena, in cui è attualmente ricoverato con prognosi riservata Alex Zanardi. L'appuntamento con l'ABC del calcio, invece, torna venerdì, come di consueto, dalle 18:30 alle 19:30. Buon calcio stasera con i primi match della 27esima giornata da Ronald Giammò. E da Riccardo Borgia. Buon proseguimento e buona serata.